la settima giornata del girone B di Serie E. Cinao 23-24, Pineto e Pontedera si affrontano all'Adriatico di Pescara, casa temporanea dei teramani. I ragazzi di Amaulo vogliono la seconda vittoria interna consecutiva dopo quella storica contro il Rimini, al cospetto di un Pontedera di Canzi che è tornato alla vittoria in Coppa contro la Caratese, non vince il campionato dal debutto contro il Sestri. Galvanizzato anche dal trionfo in Coppa Italia contro l'Ancona, il Pineto parte forte, anzi fortissimo, qui palla in verticale, poi al secondo minuto, sulla prima vera grande chance dell'incontro, palla ferma giocata da Amadio Volpicelli, pennella il cross, flipper in aria, Marafini la risolve così per l'1-0, subito pronti via del Pineto. Il primo gol tra i professionisti per il classe 2000 ex Recanatese ed è anche il primo gol nei primi tempi nella stagione del club abruzzese. Qui rivediamo Amadio, tocca per Volpicelli, cross che arriva sul secondo palo, flipper e Marafini così, 1-0 Pineto che non si ferma, continua a spingere in un primo tempo piuttosto frizzante peraltro su entrambi i lati del campo. Con Volpicelli che qui vedete abbracciare il compagno, il quale si trasforma da uomo assist a uomo gol, converge e calcia trafiggendo Luis per il 2-0 al decimo minuto. E il secondo gol in stagione per Volpicelli dopo quello decisivo nel finale di partita proprio qui contro il Rimini, sempre col mancino in quel caso attivato da Jambé. Un 2-0 che porta avanti sul doppio vantaggio il Pineto e costringe la formazione ospite a reagire trovando il gol che accorcia le distanze al 35, il cross di Benedetti per il colpo di testa, Ignacchiti per il 2-1, il primo gol in campionato per il classe 2004. Andremo a rivederlo direttamente da corner, la palla perfetta qui di Benedetti a centro area tutto solo con il numero 16 Ignacchiti, 2-1 Pontedera che nel finale di primo tempo avrà anche la grande, grandissima chance per pareggiarla. Qui recupera palla alto, apre Nicastro per Iannesi, il cross per Benedetti a botta sicura, incredibile intervento di Tonti, che occasione per il Pontedera che perdona il Pineto, va così alla pausa avanti 2-1, nessun gol fin qui stagione dei primi tempi, 2 stasera per il Pineto che poi spingerà ancora, ma attenzione agli Iannesi all'ora di gioco, magia sulla linea di fondo e costringe Tonti al grande intervento. Nel finale però il Pineto allungherà le distanze con l'impatto di Shakir dalla panchina, qui palla rimessa in mezzo, sponda per il 29 che fa 3-1 col primo gol del suo campionato e va a esultare con i compagni. 3 gol in campionato sin qui per il Pineto, 3 gol anche stasera in una singola gara e non è ancora finita perché nel recupero lo stesso Shakir che qui esulta si supererà sfoggiando anche la doppietta, traversone che arriva da sinistra, Shakir di testa incrocia e fa esplodere l'Adriatico Cornacchia per il definitivo 4-1 del Pineto. Bella palla per il 29 che incrocia alla grande, alla grandissima. E sul triplice fischio di Simone Gavini di Aprilia. E finale all'Adriatico Cornacchia, Pineto 4, Pontedera 1. Con gli abruzzesi che salgono a quota 8 punti scavalcando proprio i rivali toscani. Fermi a quota 6, Pineto che recupererà in settimana la sfida col Pescara.